quattro proposte per attivare la partecipazione degli adolescenti a nuovi progetti nel terzo settore. Con un avviso pubblico il Comune di Napoli ha selezionato i soggetti cui affidare la realizzazione di spazi cittadini che permettano agli adolescenti di ritrovarsi e sperimentare insieme percorsi di aggregazione, socializzazione e confronto, con l'obiettivo di renderli protagonisti e di evidenziare la loro creatività. I quattro enti affidatari sono il Tappeto di Iqbal, Compare, Scalzabanda e Dedalus. Operano già sui territori di riferimento, hanno già cominciato le attività e realizzeranno le azioni progettuali nell'arco temporale di un anno. Cominciamo con la seconda municipalità, in particolare in un territorio specifico che è quello di Montesanto. Scalzabanda, che poi è l'associazione un po' capofila di una rete un po' più ampia, proporrà delle attività incentrate sulla musica. E le attività che saranno molto varie e che hanno come perno anche l'integrazione fra le tipologie di musica, di strumenti, e che poi si concluderanno in un festival finale, vedranno il coinvolgimento attivo e partecipato dei ragazzi di quel territorio, quindi di Montesanto. Abbiamo in quarta municipalità, in particolare nel quartiere San Lorenzo, l'attività della cooperativa Dedalus, che insieme ad altri enti realizzeranno anche delle attività non soltanto di integrazione fra culture diverse, ma di cura della nuova generazione, come loro definiscono, non seconda generazione ma nuova generazione, che vive anche i luoghi e che li guarda anche con occhi diversi e che ci può raccontare il loro modo di guardare, che è il loro modo di vivere la città e quegli spazi. In sesta municipalità e in particolare a Barra abbiamo invece il Tappeto di Iqbal, quindi diciamo musica, immagini e anche la rappresentazione teatrale circense dei ragazzi che quindi abiteranno ancora una volta dei luoghi che sono spazio-temporali. In ottava municipalità invece l'associazione Compare al centro Mammut realizzerà il fare attraverso la valorizzazione dei talenti dei ragazzi che si ritrovano in un luogo non precostituito, non formale, ancora una volta non formale. Ci sarà la possibilità di condividere per esempio stili di musica diversi, di costruire anche strumenti insieme, di aggiustare le proprie bici, di passeggiare insieme anche in quei luoghi e quei territori che vengono vissuti come periferie, che rappresentano in qualche maniera le periferie della nostra città, ma che non devono continuare ad essere vissute come luoghi lontani anche per il resto della popolazione della nostra città.